Ciao, io sono Pina, vengo dalla Sardegna. Sono venuta qua in Moldavia da Dottor Palmas per la cura dei miei denti. Ho avuto un intervento molto delicato e lungo. Sono contenta del lavoro che mi hanno fatto. Personale, tutto uno più gentile dell'altro. Il medico che ha operato a me è stato una favola, cioè alle mani d'oro, secondo me, che è il dottor Andrea. Poi sono stata seguita da dottor Michele. Sono tutti abbastanza molto gentili, disponibili. C'è Virginia che è un amore di ragazza lo stesso. Comunque no, tutti abbastanza gentili, abbastanza disponibili. Tutti quanti. Ciao, sono Antonio, vengo dalla Sardegna, ho mia moglie che è moldava. Sono venuto a questa clinica perché ne ho sentito parlare bene di tutto il lavoro che fanno, dall'impianto al controllo, alla manutenzione. È stata un'esperienza che mi ha proprio contagiato per mettermi a fare un controllo. L'accoglienza è stata perfetta, il locale ottimo. Del personale, più di così non posso dire, sono persone accoglienti che ti mettono in condizione di stare a tuo agio, come se fosse a casa tua. Ciao, mi chiamo Giuseppe, arrivo da Como. Fatto il primo step, ho fatto una scelta con la linea premium che mi sembrava ottima. Però poi, adesso che sono tornato per il secondo step, appunto, ho optato per la linea superior perché ho capito che dà anche qualcosa in più. E anche il fattore estetico un po' differente, migliora in tutto, la qualità dei materiali, la masticazione è differente, quindi ho preso questa decisione di passare alla superior, linea superior. Oggi lunedì iniziamo, stiamo organizzando già l'evento del prossimo mese. Ila, hanno già risposto dagli hotel? Abbiamo già risposto, preventivo. Stiamo trovando degli hotel bellissimi. Ottimo, quanto ci fanno? 300 persone o 500? Speriamo 500. Ascolti dottore, abbiamo un problema, non si trovano 30 cartelle dei pazienti nuovi. 30, scusa, in che senso non si trovano? Non riesco né a introdurre i dati perché non si trovano né in clinica né nell'archivio. Nel senso che sono rimaste bloccate in clinica e non sono mai arrivate qua all'archivio? Abbiamo un serio problema, andiamo. Approfittiamo e gli portiamo ai ragazzi anche quello che è il kit di generale, questo qua. L'essenziale poi a casa per andare a pulire in maniera corretta i lavori che si fanno in bocca. Senza questo è inutile venire in Moldavia a fare i lavori e ristrutturare casa se poi non metti in conto di fare la manutenzione ogni anno.
Diana, cos'è questo problema delle cartelle? Sparite 30 cartelle? E tu ridi, sono sparite 30 cartelle e non si trovano. 30? 15? Vabbè, sono moltissime, sono. No. Dove dobbiamo cercare? Non lo so. Sta a ride. Facciamo così allora, organizziamo un gruppo di ricerca clinica, un gruppo di ricerca back office e un archivio. Vediamo se saltano fuori. Questo è il kit di igiene, trovate un posto di modo che insomma si possa vedere in clinica pure il kit. Ragazzi, il mistero delle cartelle è risolto, ce li avevo io a casa, era tra quelle che stavo controllando. Capita nella confusione. Il mio lavoro di archivista è molto importante come lavoro perché archivio le cartelle sia dei nuovi pazienti che dei vecchi. Ed è un lavoro molto importante sia per la clinica che per voi, quindi necessito la vostra collaborazione quando vi contatto, perché vogliamo dei chiarimenti e per aggiornarci per quanto riguarda il vostro rientro. La ringrazio, arrivederci.